L'attitudine alla street photography, secondo me, c'è da sempre, c'è sempre stata. L'attitudine a stare in strada, a voler stare accanto, coinvolta nelle situazioni delle persone. Ciao, sono Laura Pierangeli, oggi vi parlerò della mia fotografia andando in giro per Piazza di Spagna e per Villa Borghese. Da quando ero piccolissima ho cominciato a smanettare con la macchina fotografica, da quando me la regalarono avevo 8 anni. Da allora ho cominciato questa lunga storia d'amore con la fotografia e non è mai smessa. Mi piaceva stare in mezzo alle persone, mi piaceva osservarle, mi piaceva il contatto con le persone, mi piaceva soprattutto la documentazione del quotidiano. Mi piaceva dare un'interpretazione a quello che succedeva in strada e questa interpretazione riuscivo a darla attraverso la macchina fotografica, a mettermi in relazione con le persone attraverso la macchina fotografica. Io ce l'ho sempre un po' avuta come attitudine quella di avvicinarmi proprio perché mi interessano le persone, quindi voglio andare dentro alla scena che fotografo. Più ti avvicini e più riesci a catturare qualcosa, un'espressione veramente loro. Per me la fotografia di strada è stare vicino, è stare dentro l'immagine e far parte di quella stessa immagine. Attraverso la fotografia conosco ogni volta parti di me stessa, quindi voglio stare il più vicino possibile. La street photography per me è proprio una forma di meditazione, nel senso che quando sto in strada e fotografo entro come in un trip, sto veramente nel qui e ora e riesco a concentrarmi e a vedere situazioni che mi capitano intorno, a saperle previsualizzare. Ed è bello, sì, è bello dimenticarsi di tutto, entrare solo in questo mondo parallelo dove poi le persone in realtà non ti vedono, perché sono sempre abbastanza, cerco sempre di essere abbastanza invisibile rispetto agli altri, anche se poi può capitare anche di interagire con le persone che fotografo. Sono anche una persona abbastanza timida, quindi la macchina fotografica mi offriva questa possibilità di entrare nel mondo delle persone che si affacciavano nel mio quotidiano. Però deve essere assolutamente candid, spontaneo, non posato, deve essere quello che succede nella realtà. Ma la realtà supera le aspettative, nel senso che molte volte è più stupefacente, più straordinaria di quello che noi pensiamo. Devi saper osservare, devi saper previsualizzare quello che potrebbe succedere. Sono delle persone che reputo interessanti perché sono delle facce particolari oppure che fanno delle cose particolari, allora mi avvicino e aspetto che succeda qualcosa. Magari ci sono delle situazioni che possono essere interessanti, oppure delle capigliature, o comunque ci sono degli outfit, dei modi di vestire che possono essere strani e che possono essere quindi ben accoppiati all'interno del fotogramma con qualcos'altro. Allora in quel caso mi apposto, seguo un pochino la persona, vedo che cosa fa e in genere qualcosa succede. Scatto talmente tanto velocemente che non c'è nessuna regola compositiva che segua, però cerco di stare molto attenta alla composizione, nel senso che cerco sempre, mentre guardo nell'obiettivo, di vedere che tutti gli elementi all'interno del fotogramma siano ben composti, che non si sovrappongono, che anche se ci sono situazioni con tanti livelli, siano sempre tutte leggibili.
Il bello della street è che attraverso un'unica immagine riesce a raccontare un intero mondo, però poi piano piano, studiando, andando avanti, mi sono resa conto che avevo bisogno di raccontare anche attraverso la street photography, quindi sono cominciati i progetti, le serie fotografiche. È stato un passo successivo quello di voler fare street anche attraverso progetti che non erano appunto dei veri e propri reportage, perché non c'è documentazione, però c'è comunque l'espressione di un pensiero. È così che è cominciato quello che sto ancora facendo, che è un progetto a lungo termine su Ostia. In quel punto del litorale ho una casa, ci vado spesso. Ho cominciato quindi a fotografare sulla spiaggia, e è diventato una documentazione anno dopo anno dopo anno di quello che succede su quel tratto di litorale. In realtà è quello che faccio, un atto d'amore verso Ostia, verso quella realtà di cui io sono parte, quindi in realtà sono io in ogni fotografia, in ogni immagine che scappa. E così poi anche dalla mia quotidianità è nato quello, ad esempio, sulle sentinelle di Villa Borghese, sui busti del Pincio. Passando di lì quasi quotidianamente, mi è venuto spontaneo pensare a questi personaggi che hanno vissuto in passato e che adesso vivono in perituri nei loro busti, e il rapporto che avevano con le persone che invece tutti i giorni gli passavano accanto, e carne e sangue che scorrevano appunto loro davanti. Ho voluto metterle in relazione, perché mi sono cominciato a pensare cosa vedevano loro, come interagivano loro con queste persone e come le persone li vedevano. I progetti nascono così, da un'idea che mi viene camminando, che mi viene durante la mia quotidianità. In genere le persone sono gentili, non sono aggressive. Comunque, se tu ti poni con il sorriso, se ti poni in maniera educata, non danno problemi. E poi, qualora appunto non volessero essere fotografati per qualsiasi motivo, gli dici che cancelli la foto e la cosa finisce lì. Il fotografo che ho apprezzato, ho studiato a fondo, è stato William Klein, proprio perché non aveva regole definite. Si poneva in strada con una naturalezza, mi ha fatto capire che non ci sono appunto regole da seguire. Devi fare quello che senti, devi agire distinto. L'importante è che l'immagine comunichi qualche cosa. È considerato un genere facile, nel senso, iniziare a fare street è facile perché lo possono fare tutti, basta qualsiasi cosa, basta anche un cellulare, andare in strada e cominciare a scattare, quindi ci si appassiona facilmente. Però è anche vero che invece è un genere che è difficile da portare avanti, amarla veramente poi non è così facile, non è da tutti, bisogna essere molto tenaci. Il fatto di poter esprimere me stessa, il poter esprimere quello che penso attraverso la fotografia, attraverso la street, è per me un privilegio, una cosa fantastica. Spero di continuare a farlo, di riuscirci, di mettere appunto in immagine quello che penso.